Aggiungo una cosa riguardo il super ticket. A proposito, ad esempio, in Emilia Romagna è stata approvata una risoluzione del Movimento 5 Stelle dove chiedevamo all'assessore appunto di eliminare i super ticket almeno per quelle prestazioni sanitarie che addirittura a causa del super ticket, cioè di quei 10 euro che paghiamo su ogni ricetta, perché paghiamo addirittura 10 euro in più su ogni ricetta, appunto abbassare il costo di queste prestazioni, perché risultava che le prestazioni pubbliche costassero più delle stesse prestazioni nel privato, quindi chiaramente si crea una concorrenza sleale, chiamiamola così, tra pubblico e privato. L'abbiamo ottenuto come risoluzione, quindi come atto di indirizzo politico. Purtroppo ad oggi nel concreto l'assessore non ha fatto nulla, dicendo che doveva sentire il Ministero delle Finanze, non solo quello della Sanità, quindi insomma le solite parole a vuoto, però già quello è un tassello che abbiamo messo in Emilia Romagna, perché oltretutto la regione Emilia Romagna, a causa di questa disparità, ha perso 2 milioni e mezzo di euro, perché chiaramente la gente preferisce andare nel privato perché costa di meno, ci sono meno liste d'attesa, e questo capite benissimo che è un indirizzo politico, una chiara volontà politica di far sì che pian piano il servizio pubblico venga depauperato. Noi ovviamente questo non lo vogliamo e continuiamo a far sì che si lotti per privilegiare, come diceva Quartini prima, assolutamente il servizio pubblico. In Emilia Romagna qualcosina abbiamo fatto, purtroppo non si è ancora trasformato in un'azione concreta perché è nelle mani dell'assessore, quindi. Prendo brevemente io, Emilia Romagna, patria delle cooperative, quindi il sistema che raccontava prima Paola è il sistema cosiddetto del project financing, cioè tu ditta mi costruisci un ospedale, poi io ti do l'appalto per 10, 20, 30 anni per i servizi inerenti all'ospedale. Bene, in Emilia Romagna abbiamo un buco da 900 milioni di euro che si chiama Ospedale di Cona. Questo ospedale costato e ci costa tuttora 50 milioni di euro all'anno in servizi, ha generato cause, ha generato disservizi, ha generato lo svuotamento dei servizi degli ospedali periferici. Io farei un sondaggio, vorrei vedere tra di voi quanti alzano la mano perché conoscono un ospedale dove è stato chiuso il punto nascite, dove è stata tolta la pediatria, dove hanno ridotto il pronto soccorso appunto di primo intervento da H24 ad H12, chi ha fatto fatica a trovare un'ambulanza, anche il fatto che ad esempio alcuni servizi di trasporto malato siano a pagamento, è tutto legato all'interesse economico, perché purtroppo la salute o la malattia è un business, più la malattia della salute. In Emilia Romagna noi cosa abbiamo proposto? Innanzitutto siamo riusciti ad ottenere, scoperchiando questo buco da 900 milioni di euro che in pochi se non i ferraresi conoscevano, siamo riusciti ad ottenere il fatto che l'assessore abbia dichiarato non faremo più ospedali in project financing. Dopo è ovvio, tra il dire e il fare ce n'è. Però l'altra proposta che abbiamo fatto mentre aspettiamo di andare al governo sia a livello nazionale sia a livello regionale è quella di dire bene, tu vuoi dare in appalto alle cooperative perché ti piacciono, perché sono belle, perché lavorano meglio, perché hai le mani più libere, non hai i vincoli di bilancio, fallo pure, purché nei bandi inserisci il vincolo per cui i dipendenti hanno le stesse identiche condizioni contrattuali dei dipendenti pubblici. Poi chiama le cooperative, chiama le società di servizi, chiamale come ti pare, ma non possono incassare premi di decine di migliaia di euro i dirigenti e far sì che i lavoratori non riescano ad arrivare alla fine del mese. Questo è il punto cruciale. Noi, Movimento 5 Stelle Emilia Romagna, abbiamo già presentato un atto proprio per l'infermiere di famiglia, collaboriamo con i sindacati che rappresentano gli infermieri, il rapporto è costante, quindi questa proposta in Emilia Romagna è già fatta, sicuramente è una figura fondamentale proprio per quello che si diceva. Il problema del riordine del decreto Balduzzi qual è stato? Quando ci vengono a dire più territorio e meno ospedale, sono partiti facendo la casa dal tetto, hanno tolto i servizi in ospedale e non hanno messo il territorio. È quello il problema. Dovevi partire dal territorio con più cure domiciliari, con case della salute, le vogliono fare, ma che funzionino, non che siano un qualche cosa dove il cittadino non sa, entra e non sa che cosa trova. Quindi più territorio prima e poi eventualmente rivediamo gli ospedali. L'infermiere di famiglia sicuramente può essere una figura interessante da affrontare e da affiancare ai medici di famiglia.